L'itinerario che vi proponiamo è un affascinante percorso ad anello che ci porterà ai laghi Garzonè e San Giuliano, immersi in un bellissimo paesaggio alpino nel Parco Naturale Adamello Brenta. Per raggiungere il punto di partenza, da Caderzone Terme prendiamo la strada che sale verso Malgacampo San Giuliano, fermandoci però al parcheggio presso Pozza delle Vacche. Da qui saliremo a piedi verso il lago Vacarsa e raggiungeremo la bocchetta dell'acqua fredda per poi scendere al rifugio San Giuliano. Infine torneremo al punto di partenza passando per Malgacampo. Dal parcheggio il sentiero sale rapidamente in direzione di Malgacampastril, che raggiungeremo in circa un'ora. Giunti alla Malga, troviamo anche un piccolo rifugio dove è possibile ripararsi in caso di improvviso maltempo. Da qui è possibile intravedere parte della Val Rendena. Dopo una breve sosta, riprendiamo il nostro cammino in direzione del primo lago di questo itinerario, che raggiungeremo in pochi minuti. Superato un breve tratto in salita, arriviamo al piccolo ma affascinante lago Vacarsa, posizionato a 1900 metri di altitudine. Davanti a noi è possibile intravedere il ripido sentiero che ci porterà alla bocchetta dell'acqua fredda, a 2180 metri di altitudine, superando il dislivello massimo dell'intero itinerario. Durante la salita possiamo ammirare il lago Vacarsa e la Val Rendena, con l'imponente massiccio delle Dolomiti di Brenta a fare da sfondo. Giunti al passo, il panorama è da togliere il fiato. A nord si fa ammirare il massiccio della Presanella, mentre verso ovest abbiamo un'ampia vista sulle vedrette del gruppo Carealto Adamello, coperte dai ghiacciai e le nevi perenni. La vista su questo splendido paesaggio ci fa venire in mente i grandi scorci tipici del Canada, con ghiacciai, boschi e laghi. Contornati da un bellissimo bosco di larici, avvistiamo i laghi Garzonè e San Giuliano. La discesa è abbastanza comoda e non ci vuole molto tempo per raggiungere il rifugio che si trova tra i due laghi. Neanche a farlo apposta, nel punto più stretto del sentiero incrociamo queste belle e un po' ingombranti vacche rendena, che come ogni estate salgono in quota per l'alpeggio, dove resteranno per circa 6 mesi. La rendena è una razza bovina originaria dell'omonima Valle Trentina, che grazie alla sua particolare attitudine nella produzione di latte si è diffusa in tutto il nord Italia. Di spostarsi non ne vogliono sapere e solo dopo alcuni minuti, facendo molta attenzione, riusciamo a farci largo e proseguire verso il vicino rifugio.
Dopo circa 3 ore dalla partenza, arriviamo al rifugio San Giuliano, a 1960 metri di altitudine, dove partono altri interessanti itinerari che richiedono anche molte ore di cammino. Ad attirarci, però, sono i laghi adagiati in questa splendida conca a 1940 metri di altitudine. Oltre al rifugio, intorno ai laghi, sorgono una malga e una caratteristica chiesetta. Dopo una piacevole sosta nell'accogliente rifugio, riprendiamo il nostro cammino e facciamo visita alla vicina chiesetta di San Giuliano, popolare anche per la sua fonte di acqua miracolosa. Costruita nel 1868, sostituisce l'antico eremo risalente al 1292, che i conti Lodron fecero restaurare nel 1488 per poi affidarlo ad alcuni eremiti del posto. Davanti alla chiesetta troviamo ancora i ruderi dell'antico eremo. Per il ritorno prendiamo il comodo sentiero in direzione di Malga Campo, passando per Malga San Giuliano, che si trova a pochi minuti dai laghi. Lasciata la malga, proseguiamo per il sentiero che scende nel fitto bosco e si snoda sopra la bellissima Val Genova. Durante la discesa riusciamo a scorgere le famose cascate del Nardis. Dopo circa 1 ora e mezzo dai laghi, arriviamo a Malga Campo, contornata da alcune caratteristiche baite. Ora non resta che scendere lungo la stradina fino al parcheggio presso Pozza delle Vacche, che raggiungeremo in circa mezz'ora. Ad accompagnarci durante la discesa, il bellissimo panorama sul versante occidentale delle Dolomiti di Brenta.